Allora, come dicevamo, dopo aver analizzato questo discorso dell'India, che come ho detto cercheremo anche di approfondire quando se avrò modo di trovare comunque altre fonti, come abbiamo visto di Plinio e degli altri storici che ho citato, ve le leggerò. Vediamo adesso questo discorso dei persiani. Allora, come dicevo, i persiani io li ho già trattati non in tantissimi video, vi avevo più che altro fatto vedere delle immagini di arte antica. E avevamo visto Anahita che è la dea diciamo maggiore del Pantheon persiano, anche la più amata, la più famosa, ed era proprio la dea immacolata, immacolata per eccellenza. Era una dea comunque connessa alla fertilità e anche addirittura alla freschezza delle acque. Allora, qui Bachofen scrive: una serie di popoli tutti collegati fra loro da un'antichissima norma di vita e da un'attività commerciale sia per terra che per mare, risalente ai primordi della civiltà umana. In tutti questi casi la ginecocrazia costituisce lo stadio primordiale dell'esistenza civile. Essa si prefigura ancora una volta come un'emanazione della concezione religiosa più arcaica che conferisce al lato materno della recettiva materia terrestre e lunare il primato sulla potenza virilmente fecondatrice dell'acqua del sole e che fa risaltare il grembo che partorisce come la potenza più prossima rispetto alla forza risvegliante, intesa quale causalità più alta ma più remota della creazione. L'atteggiamento di Alessandro Magno nei confronti di questa manifestazione della vita asiatica e africana ci viene presentata con grande chiarezza nel mito di Candace. Il Macedone non intende trattare la donna con ostilità e si subordina ovunque al superiore valore del diritto materno. Così come egli fa ritornare Ade e Cleofi in possesso dei rispettivi regni, Sisa Sgambri rende onore al principio femminile che è tenuto in grande considerazione dagli stessi persiani e assolve l'obbligo, sancito da un'antica usanza, di dare a ogni donna incinta una moneta d'oro e assoggettandosi ad Olimpiade e affermando che le lacrime di una madre possono tutto, rivela una sensibilità che non viene offuscata dalla sua risposta, secondo cui Olimpiade gli farebbe pagare troppo caro il fatto di averlo ospitato nel suo grembo per 9 mesi. Dei doni che le donne persiane ricevono dal re ci parla Plutarco nei suoi scritti della fortuna o del valore di Alessandro Magno e delle virtù delle donne in Persia. Allora, io ribadisco, queste fonti che lui cita, cioè io non sono una specialista di fonti, quindi io Plutarco non l'ho letto. Ad ogni modo, sappiate che questi usi matriarcali, diciamo così, del avere in grande stima le donne, diciamo che partorivano durante il discorso della gravidanza, è attestato da Plutarco in questi due scritti. Del valore di Alessandro Magno e della virtù delle donne di Persia, di cui tra l'altro sarebbe interessante un po' approfondire meglio questo discorso di Alessandro Magno, per quanto riguarda il suo rapporto come è citato qui, con le donne persiane. Allora, nello scritto di Plutarco delle virtù delle donne di Persia si dice che il dono viene limitato alle donne incinte, si aggiunge che mentre Ocos non ha mai fatto distribuire quelle monete d'oro, Alessandro ne ha distribuito alle donne che avessero dei bambini in quantità doppia. È evidente che tale dono si fonda sull'alto rilievo religioso della maternità. Questo fatto trova conferma nella connessione con una singolare vicenda riferita concordemente da Plutarco e da Giustino, mentre Erodoto non ne è a conoscenza. Qui poi c'è il passaggio della citazione, ecco, che lui dice: incalzato dal nemico, l'esercito dei persiani stava retrocedendo a poco, quando ecco accorrere le madri e le spose dei combattenti, le quali gli supplicano di ritornare a combattere. Vedendoli esitare, esse si tolgono le vesti, si scoprono il ventre e domanda a loro se non vogliono per caso rifugiarsi nel grembo delle proprie madri e delle proprie spose. Questi rimbrotti servono ad arrestare il loro retrocedere, esse allora ritornano alla pugna e, muovendo l'assalto di coloro dinanzi a cui stavano fuggendo, li mettono in fuga a loro volta. Questo racconto coincide a tal punto con l'atteggiamento assunto dalle donne Lice nei confronti di Bellerofonte che dobbiamo considerarlo una riprova della straordinaria considerazione in cui gli stessi persiani dovettero tenere il principio materno. È il culto qui c'è il termine greco per dire conchiglia, ma anche vulva, pube femminile, culto del quale deriva il dono della moneta d'oro alle già madri o alle future madri. Allora, pensate un po' che in Persia, prima che arrivasse questo discorso di patriarcato, è attestato da queste fonti che parlavano della vita di Alessandro Magno in rapporto a, penso, queste donne o principesse persiane, che è stato attestato da Plutarco, come vedete qui, in questi suoi libri, che a queste donne incinta venivano praticamente regalate delle monete e praticamente queste monete in realtà rappresentano, cioè questa usanza in realtà andava a riflettere un rito religioso di adorazione.
del principio materno divino e in particolar modo della vulva, del pube femminile che veniva rappresentato da una conchiglia. Vediamo se si riesce, se riesco a inquadrarlo. Come vedete qui c'è proprio il termine greco per dire conchiglia, che in realtà sarebbe un simbolo, una metafora per rappresentare il pube femminile, quindi il culto della Yoni. Quindi anche in Persia, che ribadisco che la Persia era diventata comunque patriarcale, anche in Persia era comunque attestato questo culto della Ioni, questo culto del pube femminile, rappresentato nel caso persiano, nel caso della spiritualità, della religiosità persiana, dalla conchiglia. Tra l'altro, poi questa cosa è stata scopiazzata anche dalla teologia cattolica, perché spesso con un discorso di perle e di conchiglia si allude proprio alla loro idea di Vergine Maria. Quindi anche questo non è un caso, cioè in realtà è tutto uno scopiazzamento che è stato fatto nelle mitologie praticamente di tutto il mondo. Comunque questo culto della conchiglia che rappresenterebbe la vulva, o meglio il pube femminile, che è proprio attestato dai persiani, lo sappiamo proprio dalla fonte di Plutarco. Plutarco chiama questa moneta d'oro, vabbè, la chiama con un termine greco, e in Esicchio troviamo che Chersa è la moneta asiatica, citato anche nel greco Corsion o Corsion, moneta detta Chersaion in Egitto. Per cui possiamo supporre che il termine greco, ecco, per dire moneta d'oro, era proprio il Chersa asiatico. Ora, secondo Esicchio, questo termine greco per dire, non so leggervelo purtroppo, equivale a matrimonio. Mentre Kerta è la designazione armena per città, che penso sia polis. Da ciò risulta quindi che nelle monete viene espressa l'idea della fertilità e fecondità materna, e questo ci ricorda l'uso di porre in seno ad Afrodite una moneta d'oro, ottenendo da lei il cambio, il fallus propizio in numinis signum, il fallo quale segno della benevolenza della divinità. La moneta d'oro offerta alle persiane appare come l'omaggio che va tributato al pube vulva femminile che presso di loro godeva di un culto religioso, come attesta il monumento raffigurato da Caesus. In tale monumento, infatti, il sacerdote pratica il suo culto dinanzi all'organo genitale femminile esposto sull'altare. Proprio questa concezione della natura si riscontra nella primigenia madre materiale Anaitis, l'Anaita degli scritti della Vesta, l'Anaita degli Armeni, in grande auge presso gli armeni, la quale prevedeva nel proprio culto la pratica dell'eterismo ed equivaleva pienamente alla natura di un'Afrodite Urania, intesa sia come terra ctonica che come terra celeste. Vedete un po' come che analisi davvero, davvero illuminante, risalendo ad esempio al termine moneta e anche al termine conchiglia, del culto della conchiglia. Il cosiddetto, anche poi l'usanza persiana di dare delle monete a delle donne incinte, che poi in realtà era la rappresentazione del rito, diciamo, religioso per celebrare la fertilità femminile. Come vedete qui, il discorso dei riferimenti che si possono, l'analisi filologica che si può fare alla parola moneta in greco, che io adesso, vabbè, non ve lo so leggere, però come vedete le parole sono queste qui, che si collega addirittura non solo al culto della dea Anaita, come abbiamo visto, persiana e armena, ma anche addirittura ad Afrodite. E questa analisi, come ho detto, non solo è testimoniata dagli scritti di Plutarco, ma volendo, per chi appunto in realtà si intende bene di greco, sa parlare greco, volendo si potrebbe comunque fare un'analisi addirittura filologica, la parola moneta. Poi confrontarla con la parola moneta degli altri popoli, ad esempio della lingua armena per dire, o addirittura della lingua dell'Antico Egitto, per capire che il termine è equivalente al modo persiano di dire pube vulva femminile. Su questa valenza del principio femminile ricettivo si fonda la grande importanza conferita all'uovo, del quale il re dei persiani beve acqua mista a vino e che è riconoscibile anche nel suo copricapo,
chiamato Cidaris, è l'uovo primordiale femminile nel quale è scaturita l'intera creazione tellurica, cielo e terra compresi, e che in quanto origine del grembo materno, in quanto uterus expositus, utero esposto, aperto dinanzi agli occhi di tutti, rappresenta la gallina madre anziché il gallo fecondatore, e che di conseguenza viene messo in relazione con la luna anziché con il sole, quale potenza più prossima. Non dimenticatevi poi che questo mito che dall'uovo collegato alla dea, Ilmatar, ecco, è presente addirittura nella concezione finlandese. Come mai quest'idea di uovo si associava a un concetto di dea? Allora, nel pantheon finlandese era Ilmatar, nel pantheon persiano era comunque legato probabilmente anche ad Anahita. C'è sempre lo stesso elemento, cambia praticamente solo il nome della dea, però l'elemento concettuale è sempre quello. Poi, ecco, poi qui lui fa un'altra analisi, però adesso vabbè, evito di leggerla perché è veramente lunghissima. Relativa a questo discorso delle concubine persiane, che molto probabilmente in realtà agli inizi rappresentavano il numero dei giorni dell'anno, quindi non avevano tanto le valenze, diciamo, maschiliste, sessiste che potremmo dare noi al termine concubina. Probabilmente erano comunque delle sacerdotesse, perché è stato supposto che si accompagnassero al re e nel loro numero, al re Dario, ecco, il loro numero si avvicinasse praticamente ai giorni dell'anno. E quindi molto probabilmente avevano una valenza di tipo sacerdotale, più che non con la valenza concubina con cui intendiamo noi, dove noi intendiremmo un discorso di donna sfruttata, di donna usata come una prostituta. Molto probabilmente comunque, anche nel caso di Re Dario, dovremmo valutare quel discorso lì delle concubine come in realtà un discorso di simbolismo religioso dietro. Tra l'altro poi questo discorso è legato anche ad altri re, sia in Egitto che poi anche ad esempio nell'Incas, sì, le Vergini del Sole, sì, che è effettivamente una cosa che avevo trovato anch'io, che erano effettivamente queste spose del sole, e in realtà non erano, anche se effettivamente avevano comunque dei rapporti sessuali a volte, non tutte, avevano dei rapporti sessuali col re, in realtà avevano più una valenza sacerdotale che non una valenza da concubina vista come vista diciamo come prostituta sfruttata. Cioè, che poi non dico che non si sia evoluto comunque verso quel rimando lì, però molto probabilmente l'idea agli inizi non era così, eh. Poi direi di andare oltre. Bisognerebbe un attimo vedere, approfondire questo discorso delle fonti. Poi qui ovviamente lui cita anche questo discorso delle Amazzoni, le Amazzoni persiane, praticamente alcune tribù nomadi, anche curde. Voi sapete che diciamo, il popolo curdo è stanzionato tra Turchia, Iran, praticamente tutta un po' quella zona lì. Poi la parola curda con cui si designa la donna è Yahya, mentre le donne nelle famiglie regnanti hanno il titolo di Kanuv, e anche questa sarebbe un derivato da Candace. A proposito della tribù degli Arakan nell'Indocina, si sottolinea il fatto che le loro donne a corte compaiono sempre in armi. Questa circostanza può essere messa a confronto con la descrizione dell'equipaggiamento bellico delle Amazzoni e delle abilità militari delle donne della stirpe di Dariade che troviamo in Nonno di Panopoli. Poi qui ci sono altri termini che lui scrive in greco che significano bellicosa la prode, che è Irobia, che viene detta la valente. Mentre essa stringe la sua lancia furiosa, regge lo scudo e con questo si avventa contro i bassarri inseguendo il suo sposo. Allora, questa cosa delle Amazzoni persiane è testimoniata da Megastene, che riferisce di donne in armi al seguito del re, e Lassen osserva a tale proposito che anche su questo punto trova conferma la veridicità dell'osservatore greco. Tra l'altro, tenete presente che questa cosa io già la sapevo, perché avevo visto un sito che era proprio dedicato a questo discorso dell'esercito persiano, ed effettivamente nell'esercito persiano antico c'erano le donne, cioè c'erano proprio delle donne cavalieri. Poi sotto comunque ve lo metto, così, anche se però è in inglese, comunque chi volesse poi approfondire.
Sappiate che comunque questo discorso delle Amazzoni persiane è stato testimoniato comunque da Megastene, e a questo punto cercherò di vedere se riesco a ordinarlo, se magari è presente in biblioteca o se riesce magari a farmelo avere il mio amico. Vedremo comunque ancora meglio il suo libro a questo punto, visto che comunque questo Megastene ha riportato sia per quanto riguarda il discorso dell'India che per quanto riguarda il discorso della Persia, conviene davvero provare a vedere, a cercare ad approfondire leggendo la sua opera. Allora, poi qui lui tratta i cinesi, l'impero cinese. Vediamo di leggerlo nell'ultimo video questa sera, anche se è un po' lunghino. Niente, direi appunto di concludere le videoletture di stasera leggendo il discorso per quanto riguarda la Cina.